Carissimi, il Signore vi dia pace. Ci troviamo oggi per questa puntata sulla 24esima domenica del tempo ordinario. Ci troviamo in un luogo bellissimo della nostra zona, il mulino ad acqua di Cava Ispica, un mulino del 1700 che appartiene a privati e che fino ad oggi per quattro generazioni è giunto a noi con la sua bellezza. Il Vangelo di questa domenica è il Vangelo della misericordia, un Vangelo che si intona all'anno che stiamo vivendo e che si sta concludendo, l'anno della misericordia. È un anno nel quale il Santo Padre ci ha invitati a riflettere su questo attributo fondamentale di Dio, che forse è l'attributo che maggiormente lo caratterizza, la misericordia. Cosa sia la misericordia lo comprendiamo quando questa diventa pratica, quando questa diventa azione. È l'amore di Dio, è la sua tenacia, è la sua indefessa tenacia nel cercare ognuno di noi, perché ognuno di noi è prezioso ai suoi occhi. Un amore capace di non fermarsi di fronte a nessun ostacolo, un amore capace anche di provare tanta gioia quando uno qualunque dei suoi figli nuovamente ritorna nelle mani del Padre. Ascoltiamo dunque, come sempre, il Vangelo di questa domenica e poi ne facciamo un breve commento. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta? Finché non la trova, quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato due delle parabole più belle del Vangelo di Luca, le due parabole che precedono immediatamente quella altrettanto nota del figlio prodigo o del padre misericordioso. Queste due parabole, quelle della pecorella smarrita e quelle della moneta perduta, esprimono molto bene la tenacia dell'amore di Dio che non si stanca di cercare ciascuno di noi. Nel primo caso e anche nel secondo, Gesù racconta dell'episodio di un pastore oppure di una signora, di una donna che nel primo caso smarrisce una delle 99 pecore e nel secondo caso una delle 10 monete che ha in casa. Ma entrambe le situazioni ci presentano il desiderio di Dio di cercare ognuno di noi. E questo desiderio, questo amore, è un amore assolutamente gratuito, incondizionato.
Infatti il pastore o la donna si mettono alla ricerca della pecora o della moneta che hanno smarrito, di quella che si è allontanata. Queste due parabole non ci parlano direttamente della corrispondenza nostra nei confronti dell'amore di Dio. Ci dicono invece questa ricerca continua di Dio nei confronti di ognuno di noi, perché ognuno di noi è prezioso ai suoi occhi. Per cui il pastore è capace di far attendere le 99 pecore del gregge per mettersi totalmente alla ricerca di quell'ultima che si era smarrita, oppure la donna si mette a spazzare e a pulire tutta la casa alla ricerca di quell'unica moneta che si era smarrita. E quando la trova, esulta di gioia e coinvolge gli amici e i parenti in questa gioia. È difficile per noi molte volte comprendere questa tenacia dell'amore di Dio, perché noi siamo limitati, il nostro amore è spesso condizionato ad una risposta, e facilmente ci stanchiamo nell'amare, soprattutto quando non otteniamo i risultati che speriamo, quando non troviamo corrispondenza, quando le persone che amiamo non rispondono come noi vorremmo. Ci stanchiamo e smettiamo di amare, smettiamo di cercare. Invece Gesù ci fa comprendere che il vero amore, quello che ha la qualità di Dio, è un amore che non si stanca mai, che continua a cercare. Il Vangelo di Luca segue, anche se non abbiamo letto questa parte, con la parabola del Padre misericordioso, che esprime un'altra qualità di Dio, quella della pazienza e dell'attesa. E così Luca ci consegna un'immagine di Dio Padre che esprime tenerezza, bontà e gioia. Un Padre che è capace di mettersi alla ricerca, ma anche capace di aspettare la nostra risposta, di aspettare il nostro ritorno a Lui. Quindi amore è insieme passione, ricerca, tenacia, ma anche pazienza, tenerezza e gioia. Quando noi ritorniamo finalmente fra le tue mani al sicuro. Ciascuno di noi dunque si senta profondamente desiderato, amato, cercato da Dio in qualunque circostanza della propria vita, e non disperiamo mai, perché non c'è nulla nella nostra esistenza, anche per quanto male abbiamo potuto commettere, che ci possa veramente separare e allontanare dall'amore di Dio. Con questi sentimenti che ci presentano un Padre pieno di amore e di tenerezza, vi salutiamo e vi auguriamo ogni pace e ogni gioia per il vostro cammino di fede e di vita. E vi benediciamo come sempre con le parole di San Francesco. Il Signore vi benedica e vi custodisca, mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi, rivolga su di voi il suo sguardo e vi dia pace.